Ciao e benvenuti in questo canale. Io sono Stefania Rossini e in questo video vi voglio rispondere a delle domande che spesso mi vengono fatte sotto i video, ma soprattutto in privato, riguardanti i lavori online. In mezzo a questo marasma di truffe generalizzati, perché vediamo persone, diciamo, non troppo affidabili nel web, lavori troppo facili, di troppi facili guadagni. Io sto lavorando online da un po' di tempo e vorrei rispondere a determinate domande. Me le sono scritte nel tempo, alcune le ho pensate io, devo essere sincera, per cercare di aiutarvi meglio in questo marasma dove in tanti stiamo cercando il nostro spazio nel mondo, mettiamola così, la nostra libertà, perché comunque lavorare online significa anche essere liberi, significa soprattutto essere liberi, ma negli ultimi anni c'è un gran caos, ci sono troppe truffe, troppe, perché io penso che il 90% dei lavori online siano truffe. Però c'è un 5% invece che ti dà la possibilità davvero di lavorare, e mi auguro che questo video sia di aiuto e di spunto a tante persone. Ascolta il video fino alla fine e se hai altre domande scrivimele nei commenti, perché sarò super felice magari di trattare ancora l'argomento in questo canale. Ho fatto capire quali lavori inventarmi che potessero, diciamo, avere successo. Successo per me è avere alla fine una retribuzione, cioè non lavorare gratis. È stato un lungo percorso e difficile. Quello che mi sono dimenticata di dirti nell'introduzione è: non ti sto vendendo niente, non ti sto vendendo corsi, non ti faccio stare qua ad ascoltare un video magari di 20 minuti dove parlo della mia esperienza per poi rifilarti l'ennesima ciofeca alla fine del video. Stai tranquilla o tranquillo, non sto vendendo nulla, nel senso che se non i miei libri, ecco, i miei libri, quelli magari li trovi nell'info box, ma per il resto né corsi online né entra nel mio gruppo, nel mio team, o no, i miei lavori sono tutt'altra cosa. E ecco, volevo farti stare tranquilla perché la maggior parte di questi video magari ti parlano dei lavori online per poi dopo compra il mio corso. Non sono contraria a queste cose, ma non è questo il caso, non è questo il video, quindi stai tranquilla, serena, non ci sono fregature sotto, ecco, non ci sono, ti prendo per mano e ti porto nella mia trappola, come vedo purtroppo, per questo che io faccio questi video qua. Se la mia esperienza può servire a chi si sta scervellando di capire come trovare la propria libertà, come trovare il proprio spazio nel mondo senza essere fregati, perché veramente in questo mondo di ti vendo 2000 euro di corso e tu arriveranno i tuoi soldi di notte intanto che dormi, non c'è bisogno di nessuna competenza. Non comprate nulla da queste persone, non guardate neanche i loro video, non cliccate neanche le loro pubblicità, perché davvero i miei video sono sempre pro, cerco sempre di parlare in positivo delle cose, ma io vedo costantemente queste truffe, queste trappole. Ho avuto la fortuna o l'intuizione di non esserci mai capitata, ma non perché sono più furba e più intelligente di altri, ma perché avendo bazzicato nel mondo online da tanti anni, ho capito che nessuno ti regala niente neanche in questo mondo. Te la devi sudare, devi imparare delle cose, devi metterci del tuo e devi investire del tempo, perlomeno del tempo, perché i corsi a volte, alcuni, il 10%, servono davvero per evitarti tanti errori e
tanto tempo perso, perché ci sono delle persone che fanno veramente dei corsi, delle persone sane, oneste, che fanno dei corsi puliti, che ti insegnano davvero delle cose, e questi corsi qui utilizzi il tuo denaro per risparmiare tempo. Se non hai denaro da investire, come ho fatto io non ho acquistato nessun corso per fare le attività che ho fatto io, che sto facendo io, però devi tenere conto che ci metti mesi o anni per imparare le cose, perché ti ricordo che su YouTube c'è tutto. Semplicemente devi avere la pazienza ed il tempo di capire chi è onesto, chi non ti sta truffando, chi ti sta davvero insegnando delle competenze e chi si mette a disposizione, perché vi ricordo che grazie a YouTube ormai abbiamo accesso a praticamente tutte le informazioni che vogliamo, ed io e Luciano abbiamo imparato, soprattutto io, perché le mie attività adesso comunque, anche se poco, mi danno una retribuzione, e quindi posso dire che diciamo che sono arrivata quasi ad un part time, le ho imparate tutte online, ok? Quindi come ho fatto a capire? Ho sbagliato tanto, ho fatto tanta esperienza, non avevo nessun punto di riferimento su cui appoggiarmi, nel senso che io inizialmente ho cercato online, lavori online, quali lavori fare, cioè come penso stai facendo tu se stai guardando questo video. Ho cercato proprio nel mucchio, ho cercato di sentire le mie sensazioni, se questa persona era onesta, se questa era una persona o era un personaggio, se questa persona mi stava davvero raccontando la sua esperienza o se mi stava portando nella sua trappola ed era una persona finta che gesticolava da PNL, tutte queste cazzate qua, o che ti faceva credere che era tutto facile. Chi ti fa credere che è tutto facile mente, perché non è vero. Quindi io sono partita dal network marketing, ho impiegato 2 anni per trovare 3 aziende che facevano per me, perché io volevo prodotti diciamo più o meno etici, aziende sane, fatte di persone, quindi insomma non sto lì a dilungarmi perché non è questo il video. Ti invito comunque a farmi tutte le domande che vuoi nei commenti, se non ho risposto magari alle domande che volevi sapere tu, o se vuoi avere degli altri approfondimenti magari faccio altri video. Ho iniziato con il network marketing, poi mi sono accorta, mi piaceva tanto, io l'ho sempre snobbato e schifato questo lavoro, perché ricordiamoci bene che il network marketing è un lavoro, io non lo faccio più, quindi non ti sto vendendo niente, ecco, è un vero e proprio lavoro, devi imparare tante competenze, tante, e dipende tutto da te, la responsabilità è tua, quindi solo l'1% delle persone riescono in questa attività, perché la maggior parte delle persone non la considerano un vero e proprio lavoro, lo considero un po' così, e invece è tutt'altra cosa. Mi sono accorta, dopo averlo snobbato per anni, ho detto ma cavolo Stefi, però lo devi provare prima di giudicare, perché giudichi una cosa che non conosci? Ho provato, ci sono entrata, ripeto, ci ho impiegato 2 anni per trovare delle aziende che facevano il caso mio, sono entrata, a me è piaciuto tantissimo, avevo ottimi risultati, perché davvero neanche io pensavo di avere così buoni risultati, mi è piaciuto tanto, ma tuttavia non era quello che stavo cercando io stavo cercando la vera libertà. Il network marketing ti dà la libertà, ma sei sempre comunque in un'azienda fatta di scale, e hai dei capi, anche se sono poi uno può pensare come vuoi, piramidale, triangolare, rettangolare, cerchio, pensatela come volete su questa cosa, non è questo il video, ma comunque c'è comunque un'azienda che mette delle regole, ci sono comunque dei prodotti che vendono altre miliardi di persone al mondo, i tuoi stessi prodotti, e c'è un bassissima soglia di entrata, quindi pochissimi soldi, lo possono fare chiunque, e di conseguenza c'è veramente, insomma, io ho notato che poi alla fine, quando le barriere d'ingresso sono troppo basse, c'è un po' troppo di tutto, e la maggior parte entrano per disperazione,
le persone che entrano nel network marketing non vedono le vere opportunità che ti può dare questa attività. E insomma, io alla fine ho detto anche no, mi ci sono tolta da tutto, quindi non ho più fatto niente, anche se mi è piaciuto tanto, mi ha insegnato tanto, quindi non l'ho visto come un fallimento. E ho ricominciato a cercare online qualsiasi tipo di attività che io, insomma, mi sono accorta che stavo già facendo un'attività che però io non gli avevo dato il giusto peso, che è YouTube. YouTube, come tutte le attività, è una miniera di informazioni ed è può diventare una miniera d'oro, nel senso, hai l'opportunità di fare video come vuoi tu, dove ovviamente nelle regole del buon senso, nelle regole dell'onestà, perché ricordiamoci bene che quando facciamo i video dall'altra parte ci sono le persone che ti ascoltano. Io stessa ho imparato tutto grazie a YouTube e anche Luciano, e grazie alle persone che si sono messe lì gratuitamente a mettere la loro esperienza a mia disposizione gratis. Cioè, io potevo prendere tutto quello che volevo, posso prendere tutto quello che voglio da YouTube gratis. Dove guadagniamo noi che facciamo questi video? Dalle pubblicità, che non scegliamo noi ovviamente, ma che sceglie YouTube. Quindi noi guadagniamo tramite le pubblicità e le donazioni che le persone, quando hanno voglia, possono fare nel canale YouTube. Però comunque i video per l'utente sono tutti gratis. Io li facevo un po' così, le avevo presa come la maggior parte delle persone prendono il network marketing, ma sì. Ad un certo punto mi sono accorta che potevo farlo diventare davvero un lavoro. Ho iniziato, in breve tempo sono riuscita ad arrivare alla monetizzazione, devi avere 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni. Ho capito che mi piaceva tantissimo, ho capito che mi riusciva anche, poi bene magari no, non ho l'attrezzatura adatta, non ho le luci perfette, la location fantastica, ma voglio trasmettere autenticità, cioè sono una persona, ok? Non un personaggio. Voglio condividere la mia esperienza, la mia vita, i miei, le mie cadute, le mie risalite, perché la vita è un saliscendi, una montagna russa. Quindi io ho cercato e ho capito che YouTube poteva fare il caso mio. Quindi ho iniziato a fare video. Piano piano mi sono sempre venute più idee, ma poi semplicemente più che idee condivido la mia vita, come in questo video condivido la mia esperienza. E di conseguenza questo è stato uno. La seconda cosa è stato i lavori, i libri online. Anche lì cioè bisogna imparare anche a fare i video. Ho fatto una consulenza con Andrea Ciraulo, puoi trovare il canale YouTube qua, anche Raffaele Gaito mi sembra, questi due personaggi qui, persone, a me e a Luciano stanno insegnando tanto, sono bravissimi, sono competenti, sono umani, sono sinceri. Bisogna studiare anche a fare i canali YouTube, a fare YouTube. È un vero e proprio lavoro, anche se viene discriminato con l'influencer di turno, messo sempre in modo negativo. C'è da differenziare anche qui perché tu stai facendo video, che cosa vuoi trasmettere, ma soprattutto se è vero quello che tu stai dicendo, se tu dai dei contenuti in funzione di dare una mano alle persone che ti stanno ascoltando, che stanno occupando il loro tempo, il bene più prezioso, ad ascoltare un tuo video, a cercare di imparare, conoscere cose nuove. E quindi abbiamo cercato io e Luciano di imparare a migliorare e a essere più a disposizione delle persone, fare video più utili alle persone. E poi in seconda battuta io avevo tantissimi libri nel mio desktop, tantissimi appunti nel mio desktop del computer, buttati lì da tantissimi anni. Io anni fa ho scritto
6 o 7 libri con 4 case editrici diverse. E io pensavo che l'unico modo per scrivere libri fosse quello di affidarsi alle case editrici. Ho scoperto ben presto, tramite ancora video su YouTube, che potevo farmeli da sola. Il percorso anche qua è stato veramente lungo e difficile, perché poi una volta che dici, oh cavolo, posso farmelo da sola il libro, non devo aspettare la casa editrice, o devo umiliarmi, anche perché a volte è anche un'umiliazione chiedere alla casa editrice mi pubblichi il libro, e poi regolarmente no, perché ovviamente loro devono fare i loro interessi, ma è un'azienda, quindi è giusto anche così. Poi ho capito che comunque bisognava imparare un sacco di roba, grafica, come scrivere, insomma bisognava davvero imparare tanto. Io avevo già un po' di esperienza perché avevo comunque scritto dei libri, però io li scrivevo la bozza, poi faceva tutto la casa editrice. Scrivere i libri da sola, devi far tutto da sola, ed è veramente non semplice. Per questo io dico, ragazzi, diffidiamo da chi vi dice che è tutto semplice. Non è vero, bisogna imparare competenze diverse, ma è il bello di questa cosa. Quando vai a lavorare un nuovo lavoro devi imparare delle cose nuove, no? Ecco, e quindi è stato un percorso lungo, difficile, lento, tanti errori, tantissimi, però all'oggi, dopo circa 2 anni da quando mi sono detta ok, adesso provo. Anzi, è un annetto, non è vero, è un anno che ho detto voglio che diventino le mie attività. Quindi costantemente studiare, migliorare, provare, sbagliare, cadere, tornare indietro, rifare. E quindi è stato un lungo processo. Ovviamente sono contentissima, ma state attenti da tutte le fuffe che ci sono in giro. Quanto è stato difficile inventarmi i lavori dal nulla? Tantissimo, tantissimo. Non so neanche io dire quanto, ed è la motivazione per la quale sto facendo questo video, e magari se ti interessa l'argomento ne farò altri. E è stato difficile perché come dicevo prima, tutti te la mettono facile, ma poi quando ti ritrovi, perché poi alla fine quando tu lavori online tu ti ritrovi, perlomeno io mi ritrovo, ma la maggior parte, ti ritrovi a casa da sola davanti a un computer, e da lì ci devi tirar fuori lo stipendio, devi pagare il mutuo, devi pagare le bollette. Io dopo 1 o 2 anni che sto facendo questa cosa non ci riesco ancora a livello economico a farlo. È un costante processo di evoluzione e di educazione al gestire il tuo tempo, gestire le tue attività e soprattutto capire quali attività, e soprattutto gestire i giorni difficili, perché quando tu lavori online e ti trovi da sola a casa davanti al computer e dici mo adesso che faccio? Come faccio a tirar fuori lo stipendio da questo benedetto computer? Tutti che mi dicono che è facile, tutti che gli arrivano i soldi di notte, e io sono l'unica cretina che non ci riesce. In realtà non sono l'unica cretina che non ci riesce, ma sono una persona che vive nella vita reale e che non si è fatta infinocchiare da queste cose qua, che sono davvero, oltre che illegali, non hanno senso, nel senso che non hanno senso di esistere. È stato veramente un percorso difficile. Non pensate, non sentitevi degli sfigati se all'inizio non ci riuscite, se all'inizio trovate l'attività che non vi piace, che non era quello che pensavate voi, che è tutto normale, è tutto nella norma. Mi è capitato anche a me, anche YouTube e anche scrivere i libri, che sono le mie attività in questo momento, ma che ne sto inventando altre,
non tutti i video piacciono, non tutti i libri piacciono, insomma è comunque un costante percorso di miglioramento e di sperimentazione, esattamente come la vita. La vita è evoluzione, siamo qui per sperimentare. E quindi mi raccomando, prova e non sentirti un fallito o una fallita se non ti riesce subito. È normalissimo. Quando abbiamo iniziato a camminare, ci abbiamo messo un po'. Quante volte siamo cadute? Ma allora non c'era la nostra mente che mente. Allora cadavamo, ci rialzavamo e ricominciavamo. Torniamo ad avere questo spirito da bambino. Va bene, questa cosa non è andata, non è come dico io, ho preso una fregatura, mi hanno detto una cosa che non era vera, non ci sono riuscito. Non fa niente. Riprovaci oppure cambia. Mi raccomando però, stai attento a non continuare a cambiare e saltare da una cosa all'altra, perché datti il tempo di imparare, datti il tempo di sbagliare, datti il tempo di cadere, datti il tempo di piangere, datti il tempo di disperarti, ma datti tempo, perché prima ancora della motivazione è la costanza che fa. A forza di battere quel chiodo entra, prima o poi, è questione di tempo, ma noi non sappiamo quando. Quindi è difficile, ma non è impossibile. Quali ostacoli ho riscontrato inizialmente? La prima cosa è il non sapere dove guardare, non capire quale cosa era giusta, quale cosa era sbagliata. Tantissime informazioni, ma non riuscire a decodificarle, essere in un casino totale e dire adesso cosa faccio, adesso che strada prendo, qual è la strada per me. E il più grosso ostacolo poi è il fatto che queste attività spesso ci vogliono anni prima che partano o prima che tu vedi dei risultati. Cioè, se tu apri un canale YouTube, può essere che vada subito, come può essere che ci metti 2 o 3 anni ad arrivare anche alla monetizzazione. Capito? A volte non è colpa tua, spesso è responsabilità, perché comunque ci sono un sacco di video che ti aiutano a migliorare in questa cosa. Anche qui però, quali video ti dicono delle fregnate e quali video invece sono sani, perché sia io che Luciano abbiamo passato ore, giorni, settimane, mesi a guardare video, ma ancora adesso, ogni sera, ogni fine settimana ci salviamo i video. Abbiamo fatto in Telegram un gruppo solo di mio e suo che si chiama Evoluzione Costante, dove noi mettiamo tutti i video che poi ci guardiamo appena abbiamo tempo e siamo insieme, per cercare di imparare una cosa nuova, per cercare di capire una cosa nuova. È una costante crescita, soprattutto in questo mondo del web che è velocissimo e le cose cambiano con una velocità inimmaginabile. Devi restare costantemente aggiornata, devi capire come meglio muoverti. Quindi le principali difficoltà è che comunque i risultati all'inizio non li vedi, a differenza di un'attività tradizionale, diciamo che tu vai a lavorare e prendi subito lo stipendio, no? Già dal primo mese tu prendi lo stipendio. In queste attività libere, come dico io, ci vogliono anni prima che tu veda magari anche solo il primo bonifico di 50 euro. E quindi è difficile, è facile scoraggiarsi, è facile lasciar perdere prima di vedere quel benedetto bonifico. E quali sono le doti o le competenze più importanti per riuscire a crearsi un lavoro online? Io direi la prima cosa, la flessibilità, nel senso che devi essere flessibile a cambiare idea. Ma non perché sei una farfallina semplice, ma perché
hai fatto una determinata esperienza che ti ha permesso di poter cambiare idea, flessibilità di imparare tutto ciò che la vita ti può donare, flessibilità di capire che l'errore è dietro l'angolo, flessibilità di capire che è responsabilità tua ma non colpa tua se riesci o non riesci, flessibilità di cambiare strada dal momento che quella che hai scelto magari non senti che è più tua, che ti fa stare bene. Capacità di pazienza anche, la pazienza di sapere che, come dicevo prima, le attività non sempre vanno bene da subito, anzi nel 99% dei casi ci mettono anni prima di partire, e umiltà di volere sempre imparare, sempre, ogni giorno cercare di imparare cose nuove, ma prima di tutto per te stessa o te stesso e poi per le attività che poi si ripercuote in tutta la tua sfera di vita. E zero aspettative, nel senso che nella maggior parte dei casi sono le aspettative che ti fregano. Io ho visto, ma ancora adesso, non è che io sia il genio della lampada, che sono bravissimo, ho imparato tutto, ho capito tutto, anzi l'opposto, più so che non so, e più guardo YouTube più capisco quanto sono ignorante, nel vero senso della parola, di ignorare così tante cose. Ed è questo il bello forse della vita, perché dici: cavolo, voglio imparare, non vedi l'ora di alzarti la mattina per imparare una cosa nuova, e che ti fa conoscere magari persone belle, persone nuove, che a loro volta ti insegnano altre cose, è tutto un circolo. E non mi ricordo dove ero arrivata, perché chiacchierò troppo, e però ecco, le aspettative ti fregano, quindi zero aspettative, umiltà a mille, prendi quello che viene tutti i giorni è una scoperta nuova, tutte le settimane è una scoperta nuova, e tutti i traguardi, guardateli, sii felice, sii grata a te stessa, è una cosa che ancora adesso non sono bravissima, però godi di ogni tua conquista. Io ogni video che va bene sono felicissima, cerco di capire il perché alle persone è piaciuto quel determinato video. Io qui su YouTube, nella community, ma tanto anche su Instagram, nelle storie, mi trovi come Stefania Rossini, idem su Facebook come Stefania Rossini, cerco sempre di chiedere alle persone che mi seguono che cosa gli interessa di più, quello che gli piace di più. Addirittura quando esce un mio nuovo libro faccio scegliere la copertina alle persone che mi seguono, metto due o tre copertine per quello stesso libro e le persone votano, scelgono la copertina, perché per me è fondamentale ed importante capire quello di cui hanno bisogno le persone che sono lì ad ascoltarmi, che occupano il loro tempo. È fondamentale. Cosa ci farai a fare qui davanti a una telecamera a parlare, a dire le cose che già so? Per me, cioè, il mio obiettivo è donare quello che ho imparato. Per quello io cerco di imparare sempre più cose, perché posso donare sempre più cose. E basta doti, perché penso di averne già dette tante, però se tu ne trovi altre scrivimele nei commenti, eh. E come concilio la necessità di guadagnare, visto che sono mamma e che ho anche un mutuo della Madonna, alla realizzazione personale del tuo percorso lavorativo? È una domanda fantastica, bellissima, che una cosa non scinde l'altra. Ho capito che bisogna rispettarsi, bisogna ascoltarsi. Per questo, come ti dicevo all'inizio, il network marketing non faceva per me. Con questo non sto dicendo che non lo farò mai, però adesso come adesso non è nei miei progetti, perché ho capito che ci sono altre cose che mi gratificano di più e che mi piacciono di più.
Ho capito che le tue passioni le devi far diventare il tuo lavoro, di non dividere le cose. Vai a lavorare per guadagnare e poi quando sei a casa fai le cose che ti piacciono. La vera conquista del web, il vero, le persone belle che io seguo anche nel web sono le persone che da una loro passione hanno creato la loro attività e il loro guadagno economico. E il lavorare molto sul soldo, nel senso che io ho dovuto fare, cioè, se ti pagano non sono soldi sporchi e la tua attività, cioè, le persone vedono quando tu fai una cosa per lavoro, quindi la devi fare. Oppure perché la fai, perché è la tua passione, perché ti piace. Secondo me è una conseguenza, cioè se tu fai la tua passione in modo meraviglioso, nel senso che la gente non è scema, la gente sente se tu sei vero, se tu sei sincero, se tu sei davvero una persona, anche perché se la gente inizia a seguirti e se tu dici, ragazzi, non lo so, vorrei fare un determinato libro, vorrei fare un determinato lavoro artigianale. Io parlo per la mia esperienza, quello che parlo di me, prendo me come esempio perché mi è più facile, perché non voglio prendere di mezzo altre persone, ma perché mi è, insomma, se io ti dico una cosa e se poi vedi che nel tempo che una persona non la fa, allora a volte puoi anche non farla perché hai cambiato idea, perché le cose non sono andate come dovevano. Ci sono mille cose tra il voler fare una cosa e la riuscita della cosa, c'è tutto veramente un percorso che a volte capisci anche tu che non era il tuo percorso e ci sta. Però guardate i fatti delle persone, cioè se io ti dico 10 cose e non ne faccio nessuna di queste 10, c'è qualcosa che non va. Se io ti dico che ho l'obiettivo di fare 10 cose, ma almeno 3 riesco a farle, perché poi alla fine ho un obiettivo, ma non so se riesco a raggiungere l'obiettivo. Quindi ecco, vuol dire che è comunque una persona che ci ha messo del suo, che comunque si è impegnata a fare sta cosa. Quindi se tu riesci a trasformare le tue passioni, io adesso ho creato appunto i video, io sono logorroica, mi piace parlare e caspiterina, adoro fare i video. Ovviamente non tutti i giorni adoro fare i video, a volte non c'è proprio voglia e non li faccio, perché vedreste benissimo la mia non voglia. Sono scazzatissima, ci sono dei giorni che non c'ho voglia di fare sta cosa. I libri, mi piace tantissimo scrivere, era il mio sogno pubblicare un libro sin da piccolina e ci sono riuscita. Anche da sola, ne ho scritti tanti anche da sola, ne sto scrivendo tanti, ho tantissime idee e quindi anche questo. Mi piace lavorare a maglia, all'uncinetto, ho imparato a fare il macramè, qui trovi un video che ho realizzato il sogno di 40 anni qua, 2 anni fa ho imparato da zero, a costo zero, a fare il macramè e tutte queste cose le sto facendo diventare la mia attività. Perché quando io faccio i miei lavori, anche di artigianato con le mie mani, non metto solo le mani, metto le mani, il mio cuore, la mia anima, la mia testa, la mia capacità, le mie emozioni, la mia passione. Quando tu acquisti un prodotto fatto in casa, fatto da un artigiano, se tu conosci poi questa persona, cioè tu quando ti metti questo braccialetto, quando tu ti appendi in casa una cosa fatta in macramè, quando tu utilizzi un portachiavi fatto in macramè, c'è dentro tutta l'energia di quella persona lì. Se tu lo prendi in mano, lo ascolti, tu senti l'energia di questa persona, la passione di questa persona. Ecco, io auguro a tutti di poter fare questa cosa, di poter arrivare a questa cosa. Perché ti alzi la mattina che hai voglia, hai brama, brami a fare questa cosa. Non tutte le mattine, perché a volte ti svegli e non c'è voglia di fare niente, ok? Però la maggior parte dei giorni è così, al contrario di quando magari devi andare a lavorare
e fai un lavoro che ti fa schifo con delle persone che non ti piacciono, è tutta un'altra cosa. Qual è il progetto lavorativo di cui vado più fiera in assoluto per il momento? È scrivere i libri. Sì, perché è quello che mi ha occupato più tempo ad imparare, perché ho dovuto imparare grafica, ho dovuto imparare come impaginare, ho dovuto imparare come scriverlo meglio, ho dovuto imparare a fare i capitoli, ho dovuto capire che cosa mi piaceva a me, ma anche le necessità delle persone che mi seguivano. Ho dovuto imparare tantissime cose ed è stato più difficile rispetto a mettermi davanti alla telecamera e parlare, molto più difficile, e soprattutto mi ha fatto sentire molto libera, perché io avevo un libro che poi non ho mai scritto, un libro che avevo proposto a una casa editrice e mi avevano detto apertamente no, perché il libro prima che avevo fatto con loro non aveva guadagnato abbastanza per poter investire ancora su di me. Non mi ero arrabbiata in quel momento lì, perché capivo benissimo le ragioni di questa impresa, perché stiamo parlando di impresa. Però mi aveva fatto sentire vulnerabile, perché io mi ero appoggiata a loro e loro, a loro non interessava il mio lavoro. Oltretutto quel libro lì non l'ho mai neanche, l'avevo buttato via, non l'ho mai neanche pubblicato neanche da sola. Chissà che un giorno magari prenderà la luce, non lo so, può essere però. Mi è venuto in mente adesso qual era il libro, cioè, poi dopo io dalla delusione avevo eliminato il file, non fa niente. E me lo scriverò tra i progetti del 2025 di farlo. E lì mi sono sentita davvero dire, cavolo, tutto il lavoro che ho salvato fino adesso, tutta la mia esperienza, dove cacchio la posso mettere, capito? È vero, fare i libri, fare i video, ma a tante persone piace ancora avere un libro in mano. I miei libri sono anche in ebook, non sono in Kindle, non sono solo cartacei. I miei libri sono in print on demand, e sono praticamente, quando tu lo acquisti, lo stampano solo nel momento in cui tu lo acquisti, quindi non c'è fondo di magazzino, non c'è inchiostro e carta sprecata. Tu lo compri oggi, te lo stampano, te lo inviano. Quindi anche questa cosa qua la ritengo molto efficace e che ha i miei valori, insomma. E li trovi solo su Amazon i miei libri, quelli che ho scritto io da sola, non con le case editrici. E quando ho capito invece che potevo fare i libri da sola, mi sono sentita libera. Nello stesso tempo però ho capito che dovevo imparare talmente tante cose, ci ho impiegato mesi, un anno, per capire come cacchio dovevo fare. Ho avuto anche un'esperienza non particolarmente bella con una persona che ha cercato di fare un po' la furbetta con me, ecco, non dicendomi le cose come erano, per farsi pagare, insomma. Ecco, ho avuto anche un'esperienza non particolarmente bella, e quando finalmente sono riuscita piano piano, con tantissimi errori, con tanto schifo, perché all'inizio fai schifo in tutte le cose, ma devi passare da quello schifo per imparare, devi continuare a fare per imparare, fare, non solo pensare, fai sto cacchio di video se vuoi aprire un canale YouTube, fai quel cacchio di libro e fai schifo da solo, non fa niente, ma devi fare. Ecco, per il momento è stata questa. Poi vedremo le prossime opere di artigianato, ma non vedo così tanti problemi, non perché io sia brava, ma perché scrivere un libro, secondo me, implica molte più competenze rispetto al lavoro di artigianato che sto intraprendendo io. Cosa consiglierei a chi vuole iniziare a lavorare online e non sa da dove iniziare? Io dico sempre, parti da te stesso. Che cosa ti piaceva fare da piccolo? Quali erano le tue passioni? Quali sono le tue passioni? Quali sono i tuoi sogni? Che cosa
faresti gratis, perché ricordati che all'inizio lavorerai tantissimo gratis, perché magari il libro non lo venderà nessuno, perché non ti conosce nessuno, perché il video non piacerà a nessuno, perché il lavoro artigianato online non lo venderai ai mercatini neanche all'inizio, perché devi capire tante cose, perché ti senti un fallito all'inizio, ma non è vero, devi avere costanza. Ma devi partire da te, devi fare le cose che ti fanno vibrare il cuore, che ti piace alzare. Che cos'è? Quando ti alza la mattina e dici cacchio, ho voglia di andare subito a farlo, ma lo farei anche per lavoro, perché un conto a volte è farlo per passione, un conto è farlo per lavoro, perché a volte le passioni non le riesci a trasformare in lavoro, perché quando diventano lavoro non ti piacciono più. Anche questa cosa qua può succedere. A me per il momento non è ancora successa, ma l'avevo messa in previsione. Per fortuna al momento non è accaduto. Però ascoltati, ascolta quello che ti fa vibrare il cuore.